School Academy, seconda puntata, secondo appuntamento sempre con Robby Rolfo. La prima volta ci siamo messi in mezzo al fango, è andata malissimo e quindi abbiamo capito che avevamo bisogno di un corso. Siamo qui ad imparare con te. Sì, assolutamente. Allora, posso... vado a sedermi al sì, mio posto, quindi, sì, così oh, spiego due cose. Bravo, grazie, vediamo dopo. Ciao. 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 Il nostro corso inizia così, sedendoci con gli altri allievi e ascoltando le prime informazioni di base di Roberto Rolfo. Ci dà qualche nozione sull'impianto e sulla moto, passando attraverso un vero e proprio briefing di ripasso sulle bandiere e sulle disposizioni di sicurezza. Ed alla fine interviene brevemente anche il nostro Luca Stringani, che dà qualche informazione sul riscaldamento fisico in funzione del suo ruolo di preparatore atletico. Poi, finalmente, avviene anche la presa di contatto con i mezzi. Si tratta delle fantastiche YCF 155 Mobster, nuove appena rodate. E da rodarla al meglio ci penso subito io, con una caduta che ha dell'incredibile. Appena entrato in pista perdo l'appoggio sulla pedana interna alla curva e prendo una facciata degna di nota. Christian Bin di YCF Italia da bordo pista dice di non aver mai visto un riders fare lo sgambetto alla propria moto. YCF, YCF per gli italiani, parte seconda, questa volta sull'asfalto, cambia la ricetta ma non purtroppo il risultato, per terra dopo poco. Bene, il divertimento sta anche in questo, perché con questo tipo di moto ci si può divertire, sbizzarrire, a sperimentare alla guida senza grossi rischi ovviamente, e quindi capita di finire per terra, ma le conseguenze, lo abbiamo detto, sono poche per noi ma anche per la moto, che non si fa praticamente nulla. Lo vediamo appena un po' a braso il paramano, ma in realtà non si è rotto niente, tant'è che dopo la caduta ho continuato a girare e a divertirmi. Chiaramente anche una bella cornata barra facciata per terra, ma con noi c'è sempre Arai RX7 grazie a Ben Racing, e quindi la sicurezza prima di tutto. Adesso però andiamo avanti ad ascoltare Rolfo e chiaramente i consigli di guida che ci può dare per continuare a divertirci, magari senza mettere di nuovo ancora una volta il culo per terra. E dopo la prima presa di contatto, che è anche il supporto teorico di Robby Rolfo, entra nel vivo affrontando più nel dettaglio temi come le traiettorie, che devono essere tonde e pulite, lasciando scorrere il mezzo, non impiccandolo tirando le marce, ma anzi sfruttandone bene la coppia. Far scorrere è la parola d'ordine, ma questo impone anche di entrare in curva relativamente veloce, il che vuol dire individuare bene il punto nel quale staccare, una cosa difficile per tutti, anche per il nostro Fede Natali, abituato a riferimenti stradali all'isola di Man. Prima Natalia, quale hai dato qualche consiglio, però mi chiedeva qualche riferimento, perché lui senza pali della luce, marciapiedi, queste robe qua, non so come fare per i riferimenti in curva, che si può fare? Guarda, questo è un argomento interessante, perché è vero, non è solo scherzoso come argomento, perché in effetti la difficoltà del, non dico principale, però una delle difficoltà vere del circuito rispetto ai circuiti chiusi, rispetto ai circuiti stradali, delle piste, insomma, è proprio il fatto di trovarsi riferimenti. E anche sulle varie piste ce ne sono alcune dove è più facile trovarli, altre dove è più difficile. Faccio un esempio: Brno, che è un pistone esagerato, è veramente difficile trovare i riferimenti anche per le frenate e per chiudere le curve, perché la sede, il tracciato è anche molto molto larga. E a Busca? A Busca diciamo che allora comunque la larghezza della pista è proporzionata alle moto che stiamo usando, quindi si ripropone esattamente quello che la situazione che uno avrebbe in un circuito normale con una moto normale. È molto importante cercare di lavorare prima di tutto sulle frenate, quindi cercarsi un riferimento in frenata. Ci sono anche abbastanza segnalati, o comunque dei riferimenti in terra, che possono essere dei segni di gomma, piuttosto che l'inizio del cordolo, piuttosto che un cambio d'asfalto. E per cominciare a lavorare proprio sulla frenata e provare a spingere, anche andare oltre proprio in quel tratto lì. Di conseguenza il centro curva verrà poi in maniera più automatica, e vabbè, sull'uscita è anche lì una conseguenza della fase precedente, quindi riferimento grosso da trovare proprio sulla frenata e sull'ingresso in curva. Io consiglio di trovare un qualche riferimento, gomma per terra, cordolo, piuttosto che appunto cambi d'asfalto. Ovviamente noi ci proviamo alla grande come tutti gli altri allievi, ma Robby Rolfo e gli altri istruttori della RR44 come Enzino Miraglia
restano impossibili da raggiungere. Dopo qualche giro però metto giù la saponetta ad ogni curva e mi diverto letteralmente come un bambino. Non pensavo che una YCF monocilindrica 150, 4 tempi a 4 marce potesse farmi vivere delle sensazioni così racing. Poi, come tutti gli sport motoristici, è il pilota a fare la differenza, ma quando sei lì, solo nel tuo casco, nessuno può svegliarti e dirti che quella moto è grande la metà di una normale e che Busca non è Phillip Island. Tu sei in pista con Robbie Rolfo a consumare saponette, spendendo poco e rischiando nulla. Allora, siccome questo è l'unico rimorchio della fabbrica rimorchi Tasca Angelo, che anche se non si vede ha le ruote dalla parte giusta invece che dalla parte sbagliata, una volta sì, abbiamo messo la persona dalla parte sbagliata. Che fai, ti sdrai? Si sta abbastanza comodi. Rimorchio per pit bike. Sì. Per la scuola di Roberto Rolfo. Sì, siamo riusciti a farne stare 7 più tutta la loro attrezzatura. Sembrano abbastanza contenti, nessuno mi ha ancora picchiato, quindi. T'ho preso a Leini in strada fantasia. Ma sai che io faccio il campionato italiano? Ah dai, vuoi che ne parliamo? Sì. Allora guarda lì. Dai, vieni qua. Com'è sto campionato italiano? Cosa fai? Raccontami. Sì, allora faccio il campionato italiano pre-mini GP e l'altro ieri mi sono andato ad allenare a Franciacorta e a Varano, che sono due piste spettacolari, e quest'anno saranno tutti autodromi, quindi ci divertiremo tantissimo. E poi sono piste dove si sfiorano anche i 160 all'ora con comunque moto cinquantini. Fantastico, quanti anni hai? 12. Ma mi prometti che quando avrai 15-16 anni non te la tiri? Dai, sono stufi di vedere questi ragazzini che vanno fortissimo ma se la tirano tanto, me lo prometti? Davvero serve il motociclismo? Te lo prometto. Dai, è sempre così, eh? Vai. Vai, ti veniamo a trovare e già raccontiamo una delle tue corse, ok? Grazie. Ciao. Quindi, cosa dobbiamo dire ancora? Hai fatto rimorchio grande, per abbiamo preso di strada fantasia a Leinita, abbiamo portato a fare rimorchi per la scuola RR44 di Robbie Rolfo con Paolo Riccio e tutti gli altri. C'hai addosso la maglia di Fede Natali, cosa vuoi di più? Meglio di così, non possiamo fare altro. No, puoi fare altro, perché noi ci abbiamo rimorchietto, dopo lo facciamo vedere, perché ci si vergogna ad andare in giro con sta roba, ma non è colpa mia se ne demolisci uno l'anno, eh. Allora, si chiama obsolescenza programmata. Prossimo mese, rimorchio nuovo per sfida Natale. Promesso, eh? Ma lo facciamo veloce questo, eh? Ah sì? Molto veloce, vedrai. Finite le nostre marchette, torniamo ad ascoltare i consigli di Robbie Rolfo circa la posizione di guida, ovviamente fondamentale anche sulle pit bike. Ma quello che mi stupisce è che la geometria del proprio corpo una volta seduto sulla pit bike è similissima a quella che si ha in sella ad una moto super sportiva, ed è per questo che è così propedeutica, al punto che sono davvero tanti i piloti professionisti che la usano per allenarsi nel periodo di stop dalle gare. Piloti o no, quello che conta è divertirsi, e con le pit bike è davvero impossibile non farlo. Fare il tempo è un'altra cosa, ma dare del gas e sentire tutto che raschia ad ogni curva è davvero alla portata anche dei meno esperti. Poi entra nel vivo anche della parte pratica e fa effetto vedere Rolfo muoversi al rallentatore per permettere agli allievi di osservare e cercare di replicarne i movimenti alla guida. Allora,
stretto un accordo tra YCF e Sfida da Bar. Eccolo qua il frutto dell'accordo, ovvero la moto marchiata Sfida da Bar, marchiata in modo incompleto perché è ancora un gran casino attaccare queste decals sul, che peraltro ci ha fatto Graphic Line, metterlo insomma sulla moto non è facilissimo, dove ci sono tante curvature. Noi come al solito non ci siamo preparati prima, siamo arrivati in pista, abbiamo buttato su un po' la roba così, alcune le abbiamo lasciate come erano, insomma un mix, ma verremo da voi perché è un problema vostro questo con le decals stampate e ci lavoreremo su. Descriviamo un po' però questa moto. Noi l'abbiamo già testata, l'abbiamo già anche buttata per terra per fare un test. La voglia di girare, assolutamente sì, poi il test va fatto in modo completo, crash test fatto subito al primo giro, gomma fredda. Sì, allora la moto è diciamo un erede di tutta l'esperienza che ho io, abbiamo noi in generale da diversi anni nel mini motard, che in Italia è una disciplina che funziona molto bene ed è anche propedeutica poi insomma per la guida delle moto grandi come quello che stiamo facendo qua diciamo a Busca. La moto è un piccolo motard in, diciamo in miniatura, quindi hai le sospensioni completamente regolabili all'anteriore, hai le gomme in mescola davanti e dietro che sono fondamentali per una volta che si scaldano, no, ma in realtà ho perso appoggio sulla pedalina, quindi è ancora più grave la cosa. Taglia erba vai benissimo. Naturalmente, vabbè, i cerchi sono già quelli tubeless, un bel doppio scarico dietro che ha sia una funzione estetica che una funzione, diciamo, di prestazioni, ma soprattutto di rumore, cioè uno scarico molto silenzioso essendo doppio. Il motore, vabbè, pure collaudato, anche qui sospensione dietro regolabile. Piccolo gioiellino, diciamo al giusto prezzo, in maniera tale da avere tutto quello che serve, niente di superfluo, per poter insomma partire e divertirsi direttamente già dal primo quarto d'ora. Ah, già dalle prime curve, mi verrebbe da dire. Sempre se non si esagera. Dove è possibile andare a girare con i nostri mezzi e con le nostre moto? Abbiamo fatto anche in questo caso un video per aiutarvi, con la dovuta premessa che le immagini che vedrete si riferiscono sempre ad aree private, quindi essendo aree private è bene, anche quando ne trovate una per poterci girare, chiedere il permesso di poterlo fare e cercare di dare il minor fastidio possibile. Andiamo a vedere il video e naturalmente abbiamo pensato in questo caso anche alla sicurezza. Ci vediamo dopo. Qui, sì. Qui, sì. Qui, no. Qui, sì. Qui sì, ma magari un'altra volta, Qui? Qui sì. Qui no, ma a tanti piacerebbe. Qui? Sì! Qui è meglio di no. Vedere Rolfo girare è uno spettacolo ed invita a riflettere, soprattutto guardando i tempi che fa registrare, su quanto a volte noi semplici appassionati ce la meniamo cercando affinamenti tecnici. La YCF in configurazione standard è già un pronto gara con la quale si può girare davvero forte. Non ci credete? E allora guardate questo onboard.
La pista, vista dall'onboard di Robby Rolfo, non sembra nemmeno quella sulla quale abbiamo girato tutti noi oggi, e la moto non sembra certo una pit bike. E alla fine il corso si conclude, come da nostra tradizione, con una vera e propria sfida tra gli iscritti. Chi riuscirà a fare il tempo migliore? Quale allievo riuscirà mai a battere il maestro? Sfida da Bar School Academy, siamo arrivati al momento della sfida con le pit bike. Siamo a Busca, in provincia di Cuneo, ci siamo divertiti un sacco, ma è il momento di capire, proprio in seno alla scuola RR44, della quale fanno parte chiaramente anche Paolo Riccio ed Enzo Miraglia, insieme chiaramente a Roberto Rolfo, è il momento di capire dal punto di vista prestazionale come siano andati gli allievi che oggi hanno preso parte al corso. Ed allora, allievi un po' illustri, perché gli allievi sono quelli come me che hanno tutto da imparare, questi qua c'hanno niente da imparare. Comunque. Allora, terzo classificato in questa edizione di Sfida da Bar Pit Bike Version, Marco Colandrea. Vieni qua. Grande. Bravo. Bravo. Beh, mi sembra giusto, no? Perché uno che corre, no, nel mondiale tranquillamente, no? E così ha tutto da imparare, no? Quindi viene a fare il corso con le pit bike. Spiegacela un po' sta cosa. Sì, no, sono venuto qua con Robby perché ogni tanto ci troviamo a commentare qualche gara insieme. Allora abbiamo pensato di rivivere i vecchi tempi nella stagione che avevamo fatto nel 2012 assieme in Moto2. E niente, allora sono venuto volentieri a provare queste pit bike, veramente divertenti. Bravo, complimenti, hai girato in 1:14:93. Poi, secondo classificato, qua di nuovo un'altra trassata all'italiana, perché chi c'è dentro è Enzo Miraglia, che è l'istruttore della scuola RR44. Bravo. Beh, grazie, ma non vale, dai. Non vale. Sono fuori classifica. No, è 1:14:83 il suo tempo, e poi primo classificato invece Davide Conte, 1:13:10. Bravo. Ma chi è questo? Lui? Ma questo non era il bimbetto che girava per il paddock prima? Sì. Ah, buon. Bene, allora, Gassiodà, tu hai detto fai campionato italiano, quindi insomma, belle aspettative per il futuro. Speriamo, sono molto contento. Divertito? Sì, mi sono divertito. Hai imparato qualcosa? Sì. Ah, sono molto contento di potermi allenare con Roberto e non vedo l'ora di svolgere questa avventura nel campionato italiano. Perfetto, ed ora la domanda che tutti si stanno ponendo: avranno questi qua battuto il nostro Roberto Rolfo? Bene, arrivo subito alla risposta: no. 1:12:09, quindi la moto che era in palio, messa in palio da YCF, lo ricordiamo, Christian Bin, resta nelle mani della produzione di Sfida da Bar. E allora non resta che vederci per il prossimo appuntamento, sempre con Sfida da Bar School Academy, nella quale vi raccontiamo i corsi di guida della scuola RR44 tenuta da Roberto Rolfo come direttore tecnico in collaborazione con Enzo Miraglia e Paolo Riccio. E quindi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre alle 21, la domenica, canale 148 di Sky. Ciao! Allora, in realtà no, perché adesso avete visto la puntata, ok, questi sono i titoli di coda, quindi ormai insomma la gente guarda poco e niente. Comunque, allora, nella realtà questo evento non era proprio un corso normale, era una cosa un po' doppata, no? Perché c'erano tutti i piloti, è un po' l'evento di presentazione. Bravo. Della scuola RR44, e difatti tra gli ospiti c'è anche lui che
titolare della Vamag, no? Team Factory Vamag. Raccontaci un po'. Ma non so se dice qualcosa, però vabbè, noi sono già 2 anni, quasi un anno, Mondiale, primo anno, Mondiale Super Sport con Roby. Stagione un po' difficile l'anno scorso, stagione iniziata col botto quest'anno. E oggi sono stato invitato ospite, a giocare sì, come a noi piace fare. Sono venuto volentieri e mi sono veramente divertito un sacco, insomma. Perfetto, allora facciamo solo un inciso invece ancora sulle attività della scuola RR44, perché sennò chi vede da casa pensa che sia una roba solo per grandi campioni. No, cioè, la scuola... Anche disperati come me. Guarda che non sei disperato, oggi soprattutto ti ho visto decisamente più sciolto anche in Super Bowl. Lo dice tutte le volte. Non è vero, ci vuole... Non lo pago, giuro. Bisogna anche stare un po' di più in moto, quello sicuramente, però vedo tutte le volte in cui abbiamo girato insieme differenza dalla mattina al pomeriggio. No, sicuramente, allora, la scuola assolutamente racchiude qualsiasi tipo di livello, un livello, dal livello base al livello più esperto, assolutamente, si lavora appunto con le moto pit bike che permettono di giocare riproponendo quello che realmente succede poi su una moto normale, ecco, di dimensioni normali e di cilindrata grossa. Si riesce a lavorare molto bene su tutti i punti, dalla frenata al centro curva, all'uscita di curva, ai cambi di direzione, alla posizione in sella, quindi è assolutamente un corso completo che, ripeto, va dal principiante in assoluto fino al pilota anche esperto. Quindi... E dove possono scrivervi gli appassionati per avere informazioni? Allora, mi piacerebbe ricordarmi la mail. Grande. Allora, scuola RR44 su Facebook, profilo personale di Roberto Rolfo o sfida da bar che rimbalza a loro le richieste e si tiene quelle che invece possono servire alla sfida da bar School Academy. Ciao! Oh, alla fine ci è andato l'attestato. Ma stavo leggendo qui, sì, Federico Natali. Ha anche scritto bene, sì. Bello. Corso di guida motociclistica con Robby Rolf. Ma fai ancora i corsi, Natali, alla tua età? Ma se in realtà no. Poi mi ha invitato, sono venuto volentieri, ho fatto una giornata di allenamento, l'ho presa così. Ti è piaciuto? Ti sei divertito? Molto, sì. Sono tornato indietro al 2007 quando facevo pit bike. È stato bello rivivere quelle emozioni con una moto molto sensibile ai cambi di direzione. Particolare, se mi ci voleva oggi. Come vanno ste YCF, visto che tu ne hai provate un po', insomma? La moto sì, va molto bene, siamo già a un buon livello. Molto un buon livello, quindi ci si diverte, per l'appassionato medio secondo te va bene così? Anche l'appassionato sopra il medio, per fare una giornata col gas aperto, anche in condizioni, oggi non era particolarmente caldo, magari va in circuito, soffre un po' il freddo, invece le velocità qui sono 70-80 all'ora al massimo, sul rettilineo, quindi è molto molto divertente e molto utile soprattutto. Partecipa ai corsi di guida in pista organizzati dalla produzione di Sfida da Bar presso l'autodromo di Lombardore o a quelli presso i maggiori circuiti italiani con importanti partnership con piloti con decennali esperienze di livello mondiale. Puoi chiedere l'abbinamento del corso alle selezioni del programma, così anche tu potrai provare a battere il campione. Sono quelle sfide che mi fanno battere il cuore. Questa è la School Academy di Sfida da Bar.